sia lodato Gesù Cristo, Ave Maria. Allora, facciamo adesso un ulteriore passo in avanti verso questa serie di catechesi che stiamo cercando di fare per cercare di capire appunto la situazione di oggi, cercare un po' di rieducare, riformare un po' la nostra coscienza in base però a quello che la Chiesa ha sempre insegnato. Ripetiamo che questi video che noi facciamo non sono mai contro le persone, contro qualcuno in particolare, è contro piuttosto una situazione generalizzata e degenerata purtroppo sulle questioni dottrinali. Allora, abbiamo parlato dell'eresia, del falso ecumenismo, di questo e di quest'altro. Veniamo oggi a chiarire su un articolo vecchio, perché lo riteniamo molto importante, la libertà. Non manca la libertà, ma la verità della libertà. Gesù dice in Giovanni capitolo 8, 32, conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Gesù ci rende liberi, perché Gesù non ha detto io vi dico la verità, quindi andatela a cercare poi chissà dove. Io sono la verità. Quindi la verità è Lui, conoscendo Lui noi saremo liberi. Chiaro? Allora, spieghiamo bene. Ci è stato chiesto semplicemente questo. È possibile capire cosa è questa libertà? Ci dite che siamo liberi, ma poi ci minacciate con l'inferno per le scelte che facciamo. Può un Dio che ci conosce così bene e ci ha dato questa libertà ricattarci con l'inferno se non facciamo quello che dice Lui? Quindi la richiesta è questa. Potete rispondere senza usare troppo catechismi, frasi fatte, Bibbie o magistero così della Chiesa? Beh, innanzitutto non è possibile rispondere senza il catechismo, senza la Bibbia, non esistono le Bibbie, o senza il magistero della Chiesa, perché altrimenti diventiamo autoreferenziali e rischieremo di darvi una risposta soggettiva, ma non oggettiva, mentre Gesù è stato oggettivo e non soggettivo. Io sono. Poi sta a voi. Allora, questa è stata la nostra risposta che adesso noi abbiamo fatto lì al singolare nell'argomento, nelle email ricevute dalla catechista nel sito di Cooperatores Veritatis, e noi qui adesso la trattiamo in modo plurale, no? Al plurale. Allora, la Bibbia, il Magistero della Chiesa, le domande che vengono poste, eccetera, insomma, cerchiamo di fare un discorso più ampio. Partiremo dal concetto di libertà, perché è assai chiaro quanto questo termine sia stato snaturato nel suo significato, finendo per stravolgere tutto quanto gli ruota attorno, ma soprattutto per un cristiano, per un cattolico. La verità non è soggettiva, non è un qualche cosa da cercare chissà dove, è Cristo. E noi dobbiamo essere testimoni di questa unica e sola verità. Prendiamo l'esempio dei genitori con il figlio piccolo alle prese con una gita fuori porta, come si diceva una volta, e dunque una bella giornata da trascorrere in piena libertà. Libertà dal lavoro, dalla solita routine settimanale, dalla solita giornata casalinga, quel staccare la presa per rilassarsi e fare qualcosa che piace, che è bello, che è buono e salutare. Bene. Libertà anche per i genitori, che pure però saranno costretti a vigilare sul figlio piccolo, mica lo possono lasciare da solo, che magari cammina appena, ma che vuole correre in libertà. Libertà anche per il piccolo stesso, quindi, che finalmente può spaziare e correre, libero sì, ma inconsapevole dei molti pericoli ai quali può andare incontro. Il quadro nel suo complesso è completo. C'è tutto e c'è la libertà di tre persone, padre, madre, no? E il
il figlio, che però rientra all'interno di un suo contesto specifico, ossia una libertà che sarà tale solo se i genitori del piccolo sapranno, rispettando la libertà di questo bambino, evitargli di incorrere nei pericoli che lo circondano. Cioè, se si va appunto in una campagna, non è che stanno lì che gli mettono il guinzaglio o la catena al bambino, ma gli corrono dietro. E fin dove possono vedere lo lasciano libero di correre. Ma se c'è un ruscello, se c'è un canale, se c'è un ponte, dammi la manina, no, mi devi dare la mano. Così quella giornata di libertà diventerà una grande occasione per la famiglia riunita, occasione di imparare dal bambino le attenzioni e le cure che come genitori hanno il dovere di applicare per lui. E insegnare al bambino che ci sono delle regole da rispettare anche nella libertà che ha di muoversi. Lì non andare, non ti allontanare. Per evitare appunto che allontanandosi da loro possa farsi del male, per esempio, e loro stessi impareranno l'uno con l'altro che quel giorno di libertà ha delle regole che sono dei doveri da svolgere affinché ognuno, rispettandoli, comprenda che stando al proprio posto e svolgendo ognuno il proprio compito e ruolo, la giornata trascorrerà felicemente lasciando anche un bel ricordo. Nel momento in cui si riesce a superare questo, tutta la settimana procederà speditamente. Chiaro, no? Se inizia con una tragedia. Ora, non illudiamoci e non creiamo la famiglia da mulino bianco. Ogni giorno la famiglia, come per i singoli individui, ha le sue battaglie e le sue lotte da superare. I pericoli sono sempre in agguato. Le disgrazie e quant'altro, ma senza dubbio che l'impostazione della routine manageriale di una famiglia dipende dal marito e dalla moglie che insieme sapranno gestire questa libertà in funzione di che cosa? Dei doveri, prima di tutto, lasciando che i diritti maturino di giorno in giorno. Quindi la libertà è un esercizio da compiersi, non uno slogan ideologico e pubblicitario, come è stato generato e concepito in questi nostri tempi, svuotando la libertà stessa del suo ruolo e compito. Questa è la vera libertà, esercitarsi a compiere e per esercitare dei doveri attraverso i quali cresce la famiglia e con esse cresce e si sviluppa poi la società. Perché la società di che cosa è fatta? Dalle famiglie. Uno dei problemi gravi del nostro tempo è proprio questo concetto errato di libertà, svuotato quindi del suo compito. Basta che pochi nella società usano la libertà in modo egoistico per mandare in frantumi le piccole comunità che ruotano attorno a loro. Tutte le guerre che abbiamo avuto fino ad oggi, da che è nato il mondo, nascono quando è minacciata la libertà, non semplicemente di qualcuno, ma di un popolo. Quando qualcuno ha preteso qualcosa dall'altro e quando qualcuno ha tradito la fiducia dell'altro o ha preteso di imporre una propria visione del mondo. La libertà privata del suo compito e ruolo diventa così anarchia e genera il caos. C'è un bellissimo articolo che ha fatto, se non ci sbagliamo, proprio il professore Stefano Fontana di recente, sulla questione anche delle rivoluzioni. Sarà interessante andarla a ripescare sulla nuova bussola. Quindi per questo viviamo una gravissima crisi familiare, culturale e sociale. Perché? Perché invece di lavorare in comunità, in comunione di una certa libertà che non è individuale, ma è prima di tutto familiare, dentro la quale si rispettano i campi di ognuno, c'è stato un ribaltamento, quindi la libertà individuale è diventata superiore al bene comune. Attenzione. E quindi diventa anarchia. Le famiglie entrano in crisi, perché poi la moglie esige la sua libertà, vado là perché finalmente mi sento libera. O l'uomo che dice stasera vado lì perché finalmente sono libero. Ma nessuno ti ha mai incastrato.
stiamo attenti. Quindi c'è, noi possiamo vedere appunto anche la questione naturale della scienza stessa, che tratta le questioni dell'universo, no? Pianeti, sole, fasi lunari e tutti, non accorgendoci però che tutto questo si svolge attorno a dei compiti e dei ruoli ben precisi. Tutto è ordinato a delle regole che la scienza studia attraverso metodi scientifici e matematici. Pensiamo per un momento a che cos'è la forza di gravità. Non so, mettiamo che un domani la forza di gravità decidesse: oggi faccio come voglio io. Lo vediamo nel mondo della medicina. I medici, per denunciare la questione del cancro e del tumore, di cui purtroppo in molti non si conosce la causa, usano un termine: le cellule sono impazzite. È come se queste cellule avessero deciso: oggi faccio come dico io, non rispondo al cervello, faccio quello che dico io. E si incomincia a gonfiare, genera un tumore. Certo, non fa questo ragionamento la cellula, ma è interessante quello che dicono i medici, le chiamano cellule impazzite. Guardiamo il mondo animale, lo chiamiamo istinto, non hanno la ragione, non stanno lì a ragionare, seguono delle regole che gli sono date dall'istinto, ma sono regole. La libertà che l'animale ha, anche l'animale, la libertà che usa, è avvolta nelle regole del gioco. L'istinto animale non è anarchia, ma è finalizzato a dei compiti precisi e stagionali che l'animale, osservandoli e compiendoli, porta avanti nel suo ruolo per perpetuare la specie. Così è per il mondo vegetale, eccetera, eccetera, incenso. C'è nella natura stessa tutta una serie di compiti che non sono casuali, non avvengono per caso o in modo disordinato, ma sono ordinati a delle regole, nel rispetto dei propri ruoli, la libertà. Certo, in natura questo avviene istintivamente, ma non certo casualmente, la scienza stessa lo dice, ci sono delle regole. Le cellule obbediscono a dei compiti. Lasciamo perdere l'autore adesso, maiuscolo. Ora, solo nell'uomo c'è questo concetto di libertà che fuoriesce effettivamente da certe regole, cioè istintive, no? Matematicamente automatiche. Perché l'uomo è l'unico essere dotato dell'intelletto e della volontà. Siamo stati creati con il libero arbitrio. Una volontà che supera l'istinto di cui è dotato anch'egli, però in termini di natura, e lo porta ad agire in funzione della ragione. Ma anche questa libertà, questo intelletto e questa volontà non sono affatto casuali nell'uomo. Non è casualità, non è casuale. Esiste un ordine nella natura, come esiste un ordine nell'uomo che di questa natura fa parte. Non a caso diciamo che quando l'uomo agisce distinto senza ragionare, si comporta come un animale, una bestia. Quante volte lo abbiamo usato, no? Guardiamo a certe aberrazioni compiute purtroppo dall'uomo. Nell'uomo malato, per esempio, con problemi psichici, gli riconosciamo subito un handicap e riconosciamo che non è in grado di autogestirsi. Non è in grado. Quante volte lo diciamo? Di gestire la propria libertà, incapace di intendere di volere nei casi più gravi, no? Perché non è più in grado di ragionare, non è più in grado di fare, di agire con l'intelletto, e di conseguenza la medicina, l'ente sociale, lo affida a dei tutori. L'assistenza sociale nasce per questo. Quindi l'uso della libertà in tel caso gli è stata inibita dal suo status mentale, incapace di ragionare e dunque di fare delle scelte autonome, e perciò per il suo bene altre persone decideranno per lui cosa è bene e cosa è male.
soprattutto temendo che certe persone in certe patologie più gravi possa suicidarsi, possa farsi del male e fare del male a qualcun altro. Quindi lo Stato fa il tutore, tutela queste persone. E fin qui la libertà nel contesto naturale delle cose, da non confondersi quindi adesso con il libero arbitrio, il quale con la libertà si esercita un atto, una scelta, che naturalmente l'abbiamo accennato, una persona con dei problemi psichici non può, non è responsabile, non è colpevole, si dice, no? Ora, che come possiamo notare, quindi, questa libertà nel contesto naturale delle cose è ragionevole, scusate il giro di parole, cioè senza la religione, anche perché, attenzione, la libertà di cui stiamo parlando, appunto, non è monopolio del cattolicesimo, scusate, o di una fede avanzata o generata dall'uomo, ma esercizio della ragione, la quale non ha origine nell'uomo materiale, cioè non l'ho inventata l'uomo, indipendentemente dalla fede che si professa, è nella sua radice, no? Noi lo vediamo anche nelle varie fasi della crescita e dello sviluppo dell'uomo, da non confondere come la favoletta, adesso non mi viene in mente, del salto da una specie all'altra, che è falsissima. No, però c'è stata certamente nella specie umana una evoluzione, e questa è stata data dallo sviluppo dell'intelletto, dalla ragionevolezza, anche dagli sbagli, dalle guerre. Le guerre hanno generato la tecnologia. E c'è tutto uno studio, non vi credete? E quindi sempre però girando poi attorno al libero arbitrio. Quindi attenzione però, perché la libertà non è neppure monopolio di uno Stato. Stiamo attenti, o di una fazione politica o ideologie, o persino di una democrazia, non sarebbe più democrazia. Tant'è vero che quando uno Stato, un partito, una filosofia a senso unico fa uso della libertà altrui, ripiegandola in una scelta subordinata ad un'ideologia, si dice che siamo entrati in una dittatura. Oggi cosa parliamo? Della dittatura del relativismo. Fin qui, come vediamo, stiamo fuori dal catechismo, dalla Bibbia, dal Magistero, anche se tutto quello che abbiamo detto è contenuto nella Bibbia e nell'insegnamento stesso del Cristo. Ora è necessario fare dei passi avanti. Perché? Perché quanto abbiamo dimostrato dalla libertà naturale, che risponde ad un ordine ed è finalizzato all'esercizio della ragione dell'uomo, libero arbitrio, tutto ciò proviene dalla Bibbia e dall'insegnamento della Chiesa, avente come testimone autorevole molti rotocalchi, certamente anche scientifici. Cioè, ma noi pensiamoci bene un attimo, abbiamo detto appunto di questa libertà naturale, pensiamo alle cellule, no? Le cellule non stanno lì a fare un ragionamento, ma obbediscono, quella è la libertà loro. Nel momento in cui delle cellule non fossero in grado di esercitare liberamente il compito, il ruolo assegnatogli dalla natura stessa, escono le malattie. E quando non esercitano la propria libertà queste cellule, che nasce e si genera la malattia. La cellula impazzisce. Capite la libertà naturale? A cosa serve? Non a fare quello che mi pare e piace, ma perché ordinati a dei certi meccanismi, a delle regole del gioco, si possa procedere in ordine, altrimenti anarchia, impazzimento delle cellule, tumore. Ora, cosa c'entra Dio con la nostra libertà e con noi? Intanto c'entra il fatto che nel momento in cui noi, ovviamente parliamo adesso di noi cattolici, sappiamo che Dio è il donatore, il datore, il donatore di questa libertà, che anche se avessimo a che fare con il rispondere ad un ateo o ad un agnostico, non è che Dio scompare e Dio non è più l'autore. È l'altro a non credere che Dio è l'autore, ma il suo rigetto non è una prova che Dio non esiste o non è l'autore. Scusate questo giro di parole.
C'è anche da definire come viene esercitata certa superba presunzione quando, impugnando la libertà come arma contro Dio, però, di fatto la si usa per negare l'esistenza. Ma basta davvero l'uso della libertà per mettere Dio fuori gioco e dare prova che egli non esiste? Qui entra il gioco, in gioco il libero arbitrio, che come abbiamo accennato sopra non è la libertà di fare ciò che voglio, ma l'esercizio di una scelta, di un libero arbitrio fatta però nella piena libertà. Facciamo un esempio attraverso il quale si comprende perché la Chiesa stessa difende la libertà di religione o dell'uomo in generale. Se ci trovassimo all'interno di uno Stato o un'azione in cui vige una dittatura, ricordiamoci quelle del passato, è chiaro che il cittadino avrà molta difficoltà ad esercitare liberamente una propria scelta arbitraria di coscienza, magari verso anche l'espressione della religione, delle sue radici o identità storiche, eccetera. Inutile dilungarci ora sugli effetti delle dittature sulle libertà individuali, come anche comunitarie, ma la storia lo insegna, insomma. Si spera che abbiamo imparato qualcosa, ma mi pare di no. Abbiamo solo cambiato nome ai dittatori. Mettiamo anche da parte quella libertà della rivoluzione francese, liberté, l'égalité, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto un articolo di cui vi segneremo. Tuttavia oggi che le dittature in apparenza non ci sono, dicono, e viviamo, e vantiamo di vivere nelle democrazie, ci stiamo invece rendendo conto che non siamo affatto liberi. E che anzi ci stanno imponendo drasticamente delle scelte omicide, si sta imponendo una visione distorta dell'uomo. Insomma, se potendolo fare provassimo a chiedere ad un feto abortito: scusami, posso chiederti se sei contento che ti hanno ucciso in nome della libertà? Come ci risponderebbe? Pur senza attribuirgli una nostra risposta convenzionale, è chiaro ad ogni ragione che si rispetti che questo feto risponderebbe di non essere stato affatto contento di essere stato ucciso prima di nascere. Se non altro per il fatto che chi rivendicava il diritto di ucciderlo in nome della libertà, di fatto uccideva ed ha ucciso la sua libertà di nascere e di poter scegliere se vivere o morire. E come morire? O come vivere. Se l'uomo non avesse il libero arbitrio, i precetti e le proibizioni non avrebbero ragione di esistere. Aspettate perché c'è una nota. Scusate, San Tommaso d'Aquino nella Summa Theologica, question 83. Ecco, adesso me la devo andare a ripescare. Se l'uomo non avesse il libero arbitrio, i precetti e le proibizioni non avrebbero ragione di essere. San Tommaso d'Aquino. Non avrebbe senso la giustizia e non avrebbe senso neppure la società con la quale l'uomo si circonda, prosperando, costruendo e inventando. Ecco che man mano ci avviciniamo a colui, C maiuscola, che ci ha fatto dono e della vita e della libertà. Infatti, già da ciò ne possiamo trarre che l'uomo non è istintivo per natura, cioè non è un vegetale, non è una pietra che cade giù per terra perché lo spinge, no, la forza di gravità e non se ne rende conto. L'uomo, spiega sempre il grande Aquinate, agisce giudicando sempre, anche quando sbaglia, ammette comunque delle sentenze, dei giudizi, fa delle scelte. La libertà. L'esercizio del libero arbitrio, in uso solo nella facoltà intellettiva dell'uomo, si applica solo quando l'uomo è libero di poterlo esercitare. Diversamente si chiama costrizione, imposizione, dittatura, e questo perché tale libero arbitrio può essere giusto solo quando è libero di poter fare discernimento prima di scegliere, ragionare, esaminare ciò che è bene, ciò che è male, ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. E qui una piccola parentesi, ecco perché tra l'altro
All'inizio i cosiddetti tradizionalisti, eccetera, si poteva discutere sulla questione della libertà religiosa, perché il concetto della libertà è una cosa, ma il concetto della libertà religiosa in funzione al cattolicesimo, mettendolo sullo stesso piano, questo Monsignor Lefebvre e i veri tradizionalisti, e a noi oggi ragionandoci, non si poteva accettare, non si può accettare. Questo è stato lo sbaglio poi dei passi successivi fatti con il concetto di libertà religiosa, perché un conto è la libertà degli individui, la libertà delle persone, ma è un conto è che la Chiesa soprattutto faccia una dottrina nuova dove si difende le religioni degli altri, la libertà della religione degli altri, ponendola sullo stesso piano del Cristo. È questo che non ha funzionato e non funziona e non può funzionare, e va distinto dalla libertà degli individui che la Chiesa ha sempre difeso. La Chiesa l'ha sempre difesa, la libertà degli individui. La discussione della libertà religiosa è stata un'altra cosa molto machiavellica e che ha portato appunto alla questione di Assisi, alla questione della Dominus Iesus, eccetera, eccetera, eccetera. Chiusa parentesi. Ora, chi può decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato? Chi può decidere ciò che è bene da ciò che è male? Chi ha definito nella società ciò che è bene, distinguendolo da ciò che è male? Le domande sono tante ed anche le risposte. Vediamo di arrivare a una conclusione sintetizzando. La scelta che l'uomo ha fatto nel tempo, dalla formazione delle comunità primitive alle grandi società del nostro tempo, tra ciò che è bene e male, giusto o sbagliato, dando origine a quelle che chiamiamo leggi, nasce da una concezione interiore che l'uomo porta dentro di sé per natura e che lo spinge verso il bene con l'uso poi dell'intelletto e della ragione, rimane fedele a quelli che chiamiamo valori naturali, la legge naturale. Mentre lo spinge verso il male quando le sue decisioni non rispondono con l'intelletto e la ragione retta alla vera libertà che è proiettata verso il bene, ma sono mosse dall'egoismo, dalla superbia, dalla presunzione, dalle ideologie, come diciamo oggi, anche dal relativismo. Il male assoluto totale con il principio di male non esiste, dice sempre San Tommaso d'Aquino. Come nasce dunque a tal punto da averci coinvolto a farci male tra di noi, ad averci spinto per esempio a fare una legge che uccida i concepiti? San Tommaso lo spiega con una bellissima espressione. Il male in quanto tale non esiste di per sé e tuttavia esistendo solo il sommo bene, Dio, la causa del male è il bene, ma non in quanto proviene dal bene, quanto in assenza del bene. La causa del male è il bene in quanto assente in quel dato momento, in quella data situazione, in quella data cosa. E laddove non c'è Dio c'è il male, ci sono le tenebre. Quindi quando oggi si sente dire il peccatore anche sulla questione degli aborti, ma no, ma non vi preoccupate, Dio sta col peccatore. Calma, calma. No, Gesù non sta col peccatore. Gesù sta con noi peccatori, col peccatore che sta facendo una fatica immane per uscire dal suo peccato. È lì che c'è Gesù, c'è Maria, ci sono i santi, c'è la Chiesa mistica. Lì abbiamo tutto l'aiuto del cielo. Lì Gesù non ci abbandona. Ma con chi volontariamente, lucidamente, ragionevolmente, con l'intelletto, con la volontà, col suo libero arbitrio, decide di uccidere un concepito e che è giusto che sia così e che bisogna continuare a farlo e che ci si vanta pure, pensiamo a certi medici, no, signori miei, Gesù non sta lì. Gesù sta con la vittima che sta morendo. Gesù è quel bambino ucciso nel grembo materno, non con il medico che lo sta ammazzando.
Non con la madre che sta dicendo sì, toglilo, 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 lo voglio togliere. Lasciamo perdere poi le madri succubi, perché sono vittime anche loro a loro volta, perché una parte di loro sarà crocefissa con quel figlio che hanno ucciso. Gesù non sta con il peccatore incallito, Gesù sta col peccatore pentito. In poche parole, se io, persona umana, non esercito ciò che è bene, che è dentro il mio essere, perché? Perché la natura della mia creazione è volta a un qualche cosa che è bene, ma che è stato oscurato dal peccato originale, i cui effetti purtroppo mi spingono al male. Come la forza di gravità mi spinge a terra, il peccato originale, la sua potenza, la sua condizione, il suo influsso mi trascina nel baratro. Ecco perché ho bisogno del battesimo, ho bisogno della grazia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non esercito, se non esercito ciò che è bene, non ho altra scelta che finire in ciò che è male. Non si scappa, perché non c'è una terza via, ci sono gli indifferentisti. Ma no, io sono contrario all'aborto, però se quella persona ha deciso, chi sono io per giudicare? Eh no, troppo comodo, troppo comodo. Non esiste la panchina in quel caso. Anche chi sta nella panchina partecipa del dolore della squadra se perde, o della vittoria se la squadra se vince. Vedete, no? Quando viene premiata una squadra con la medaglia, no? Sfilano e ricevono la medaglia anche quelli che erano in panchina. Punto. Pensateci. Quindi se Dio non esistesse, noi, a prescindere che non esisteremmo, va bene, saremmo comunque in balia del male assoluto. Ma il mondo che si sta sviluppando oggi senza Dio si sta avviando alla sua rovina, perché non è che Dio non esiste, è il mondo che vuole vivere senza Dio, e un mondo senza Dio finisce all'inferno, finisce nel baratro. Una nazione che per legge uccide i propri concepiti sta uccidendo il suo proprio futuro. Parole di Santa Madre Teresa di Calcutta. Quindi l'accusa dell'inferno non è un ricatto, non è uno spauracchio. Abbiamo fatto un video sull'inferno, andatevela ad ascoltare cosa dice Santa Faustina, cosa dice Gesù a Santa Suor Faustina Kowalska. E addirittura l'esercizio quindi della libertà con l'atto del libero arbitrio, ecco, no, scusate, ho saltato proprio un pezzo, da qui si sviluppa il concetto di peccato che, fatto curioso, pur essendo ignota l'etimologia del termine peccato, pensate, non esiste un'etimologia del termine, è un termine che ha sempre caratterizzato il concetto della trasgressione, ma anche come fallimento. Mancare di qualcosa, mancare di bene, questo vuol dire peccato. Ecco allora che l'esercizio della libertà con l'atto del libero arbitrio potrà essere applicato o nel bene o nel male, non esiste la via di mezzo, non c'è altra via. Lo esprime assai bene Nietzsche, il quale non nega Dio in quanto non esiste, state attenti, ma con il suo libero arbitrio riconosce Dio e lo rifiuta, uccidendolo. Secondo lui Dio è morto, uccidendolo nel suo libero arbitrio, nel suo pensarlo. E di conseguenza l'uomo così diventa Dio di se stesso, il superuomo. Infatti si vede che fino a fatto è impazzito. Non so se lo sapete, Nietzsche è uscito fuori di testa, eh? Il cristiano, Nietzsche afferma, ha solo una morale da schiavo che lo esclude dall'esistenza veramente grande e degna. Insomma, per lui il cristiano è un idiota, perché è capace pure di morire martire ai santi per sostenere Dio anziché diventare Dio lui stesso, senza per questo farsi ammazzare. Studiate Nietzsche in questo senso, però, state attenti.
Nietzsche è la dimostrazione più ragionevole che abbiamo per dimostrare all'atto pratico la scelta fra il bene e il male, la libertà. L'uso ragionevole del libero arbitrio. Cioè l'uso pur ragionevole del libero arbitrio, ma anche dalle drammatiche conseguenze ridotte ad una battuta efficace. Nietzsche dice Dio è morto, ma ora è Dio che gli risponde, Nietzsche è morto, Dio è vivo, Dio è vivo. E sappiamo anche come, perdendo completamente quindi la sua ragione, Nietzsche perde la sua ragione, muore dopo aver perso la sua ragione. Stiamo attenti, ritorniamo alla cultura cattolica, cerchiamo di capire. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà, purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri. San Paolo ai Galati 5,13, che di questo capitolo dovrete ricordare il capitolo 1, versetti 1-10, andatevelo a leggere, è lì la libertà. Quindi c'è la famosa espressione di Gesù che chiarisce poi tutto ogni equivoco e ogni dubbio, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, Giovanni 8,32. La vera libertà dipende perciò dalla vera conoscenza delle cose. Ecco perché Gesù dice ai discepoli, andate, predicate, evangelizzare vuol dire predicare, vuol dire andare, dire, spiegare. Il catechismo per questo non può essere messo in discussione, ma chi va al catechismo deve imparare i contenuti della fede, che sono la condotta che conduce a lui, che è la verità, e la verità ci farà liberi. Gesù ci farà liberi. Gesù ha pertanto accresciuto la nostra libertà, liberandola da ogni schiavitù fisiche, schiavitù mentali. Chi dice il contrario lo dice da schiavo, dell'ignoranza e da ideologo, da ignorare ciò che è realmente Cristo, cosa ha detto e cosa ha fatto. Non è la libertà, quindi, attenzione bene, non è fare ciò che mi pare e piace. Scoppierebbero i tumori, i cancri, da noi si chiamano l'eresia. Ma vera libertà è la conoscenza della veritas, perché solo venendo a conoscenza di Gesù, che è via, verità e vita, possiamo fare l'uso vero e genuino del libero arbitrio, di questa libertà, e quindi agire davvero liberamente. Cosa spiega infatti l'apostolo Pietro? Promettono loro libertà, ma essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che l'ha vinto. Seconda lettera a Pietro, capitolo 2, 19, e dice ancora, comportatevi come uomini liberi, non servendovi della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servitori di Dio. Prima lettera a Pietro, capitolo 2, 16. Quindi dobbiamo concludere per forza adesso difendendo la Chiesa, ossia non è affatto Dio, non è affatto la Chiesa a ricattarci con l'inferno. Dio è amore, è il bene supremo, va bene? E in quanto creatore, come potrebbe ricattarci Lui? Non sarebbe amore. E non avrebbe mandato suo figlio Gesù Cristo a fare quella morte orrenda sulla croce per salvarci. Dio non ci ricatta ma ci salva. Ci salva da che cosa? Ci chiedavamo. Questa è la domanda che dobbiamo farci. L'inferno non era nel progetto di Dio. Lo abbiamo spiegato poi più dettagliatamente nel video sull'inferno. Ora per non dilungarci dovreste andarlo a risentire perché lì lo abbiamo spiegato nel dettaglio, no? Quindi dobbiamo stare attenti che la vita stessa di Gesù Cristo, Dio incarnato per noi, dimostra chiarissimamente che è venuto a salvarci dall'inferno. Finire all'inferno come ci si va? Con l'uso del libero arbitrio. Quindi, con l'uso
perverso della libertà. Quindi non è neppure la Chiesa ad essere ricattatrice. La Chiesa deve insistere, è come una madre che alla fine deve dare due schiaffoni al figlio se continua a mettere le dita nella presa. Una volta si salva, la seconda volta prende una piccola scossa, alla terza gli dà un ceffone, se è intelligente, chiude la presa, gli lega le mani, cioè agisce, fa una cosa forte, gli mette paura. Vedete che oggi c'è una certa pedagogia che è andata a farsi friggere proprio, a far friggere la libertà. Quindi pensare di fare uso della libertà senza Dio, negandolo, allontanandoci da Lui, concludiamo, non è dare la prova che Dio non esiste, al contrario, è utopia, è illusione, è ingannarsi. Si pensa di essere liberi senza Dio ed invece si diventa schiavi di se stessi e delle proprie opinioni e delle ideologie nelle quali si trasferisce poi quella fede che si deve a Dio e invece diventa io. Il mio Dio diventa io. Nietzsche insegna, ma Nietzsche è morto senza la ragione. In sostanza avviene che a Dio si toglie io e appunto si mette io pagandone poi le conseguenze. Non diamo poi la colpa ad altri, eh? E dice, e concludiamo sul serio, scusateci, San Gregorio Magno, ci sono due specie di compunzione, perché l'anima nostra ha sete di Dio e di conseguenza la sua pedagogia, che ben conosce il nostro intimo, ci infonde il dono delle lacrime e poi della gioia. La prima compunzione vera è dunque il sacro timor di Dio, dono dello Spirito Santo, che non significa terrore di Lui, ma temere a buona ragione l'inferno, che è allontanarci da Lui per l'eternità. La morte eterna dell'anima, lontani da Dio per l'eternità, e quindi certamente dobbiamo temere e piangere, e che queste lacrime devono essere miste a questo dolore. Non posso stare senza Dio per l'eternità, non posso pensare di vivere una mia eternità senza Maria. Gli angeli, il mio angelo custode, quante volte l'ho offeso, vieni, non scappare, perdonami. Quindi avere un certo timore di questo luogo tenebroso, certo che fa bene, fa bene. Se io ho paura, da bambino il genitore mi insegna che quella presa della corrente è pericolosissima, io crescerò nell'educazione dell'uso di quella presa, ne farò buon uso. E gli esempi li conoscete, coltelli, armi, eccetera, eccetera, le armi. E anche adesso il medico, principio del medico, no? Il famoso giuramento di Ippocrate che è andato a farsi friggere, è salvare i corpi, salvare le persone. Oggi abbiamo medici che si vantano di uccidere l'uomo. Punto. Libero arbitrio. Mamma mia, quindi temere sì l'inferno. Poi, quando l'anima si è convertita, no? Non voglio andare all'inferno, eccola che bisogna fare un passo successivo, subentra l'amore sincero, la gratitudine verso questo Dio. E allora non si teme tanto più il rigore dell'inferno quanto maggiormente si accende in cuore l'amore per Lui. E cosa diceva, mi pare, San Francesco di Sales, Saverio, mi pare di Sales: Signore, se Tu lo vuoi io vado pure all'inferno, ma non mi togliere l'amore che ho per Te, questo non me lo potrai più togliere. La consapevolezza, questa è la libertà. La consapevolezza di essere stati perdonati, di essere amati, produce nell'anima la passione e l'ardente desiderio di Lui e si soffre di rimanere ancora in qualche modo lontani da Lui. È questo lo sviluppo della libertà. Non fare quello che ci pare e piace, ma appunto questo.
non manca quindi neppure la libertà, perché oggi nessuno ti costringe, ma manca la verità, e manca la libertà nella verità e la verità nella libertà. Non sono giochi di parole. Noi avevamo fatto poi un altro articolo molto interessante, lo affronteremo. Oggi dicono che siamo liberi di sbagliare, ma è davvero così? Ne abbiamo fatto un audio che poi vi segnaleremo con un articolo. Sotto la tua protezione ci rifugiamo, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Laudetur Jesus Christus. Ave Maria.